Sono Nicolò, ho 32 anni, vengo da Monza e sono un poeta. Hey, e sai che ti amo perché sei la stella più brillante del cielo. È stata l'unica eccezione in cui è venuta fuori una poesia rock. Sono un poeta che racconta dell'amore in tutte le sue sfaccettature. Anche se non ho mai vissuto l'amore in prima esperienza, però è qualcosa che sento dentro. Buonasera. Buonasera. Ben arrivato. Grazie. Io sono Barbara, la maître. Io sono Nicolò. Gradisce che le prenda la giacca? Ok, grazie. Prego. Ad esempio, da un pesce può nascere una poesia. Oppure anche dalle farfalle che volano nei campi o dalle rondini che volano nel cielo. L'accompagno al bancone, allora. Ok. Prego, da questa parte. Si sente emozionato? Sì. Vedrà che andrà tutto benissimo. Grazie. Questo è il mio primo appuntamento al buio. Prego. Mi sento emozionato e agitato allo stesso tempo. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Gradisce uno spritz? Un cocktail, dolce. Ok, ok. È difficile scoprirsi subito durante il primo appuntamento. Cosa ha studiato lei nella vita? Io ho studiato giurisprudenza. È quasi avvocato? Quasi. Quasi. Potrei... E la sua grande passione qual è? C'ho varie passioni, da poesia alla musica, al teatro. Durante la mia adolescenza ho incominciato a scrivere le mie poesie. Quindi scrive poesie anche? Sì, scrivo poesie, sì. Sull'amore? Scrivo di solito sull'amore, sì. Ma ci sono delle situazioni in particolare in cui lei scrive poesie? Qualche ragazza mi ha ispirato qualche poesia. Sono Veronica, ho 28 anni, vengo dalla provincia di Milano. Ho 3 gatti, un coniglio nano e un cane. Il mio preferito è il coniglio nano, però sono tutti preferiti. La mia più grande passione è ricamare, tipo bavaglini, magari qualche strofinaccio. Buonasera. Sera. La stavamo aspettando. Preferisco stare più a casa a ricamare perché mi piace stare da sola. Vuole lasciarmi la giacca? Sì. La vedo emozionata. E mia mamma mi dice che mi devo fare una vita mia e andare fuori di casa e trovarmi il ragazzo. Allora, Veronica, c'è qualcuno che la sta aspettando? Io l'accompagno, va bene? Ok, va bene. Prego, non si preoccupi, vedrà che passerà una bellissima serata. Prego. Sono single quasi da sempre. Sì, perché ho avuto qualche cotta, ma fidanzato vero e proprio non l'ho mai avuto. Ciao, Veronica. Ciao, piacere, Nicolò. Come va? Bene. Sono una ragazza romantica, un po' testarda e anche molto permalosa. A cosa stai pensando? Terrorizzata. No, sono molto insicura perché ho quasi sempre paura di sbagliare. Cosa ti piace ricamare di solito? Dipende, ho i bavaglini, i cuscini. In amore non mi sento tanto fortunata perché non lo so. Eccoci qua. Nella mia vita non ho mai avuto una storia, però ci sono stati dei ragazzi che mi hanno fatto battere il cuore alla follia. Però che mi dicono sempre quasi di no e forse non sono dei loro gusti, non sono la persona giusta per loro. Ti piace praticare qualche sport? No. Adesso mi sono iscritto in palestra, faccio zumba. No, a me no. Deve sapermi prendere, deve trovare l'argomento giusto per magari anche farmi parlare. Quale sarebbe la cosa più folle che ti piacerebbe fare? Se riesce a conquistarmi, diciamo proprio bene, riesco anche ad aprirmi e raccontare un po' più di me. Ti piace di più leggere oppure guardare la TV? Guardare la TV. L'amore per me è il motore della vita, è quello che ci fa andare avanti.
E di solito alla TV cosa ti piace guardare? Boh, dipende, film romantici, comici. Romantici. Cerco sempre di essere ottimista e che sicuramente arriverà. Oppure a me piacciono anche molto i film di fantascienza. Mm-hmm. No, quelli no. Per questo primo appuntamento, le qualità che posso mettere in gioco sicuramente sono la sensazione di calma e fiducia. Hai animali in casa? Sì. C'è un cane, un bassotto. Se dovessi scegliere il tuo animale preferito? Il coniglio. Coniglio. Mi piacerebbe incontrare una ragazza dolce, romantica, sensibile. Invece tu il cane, immagino. Però anche il panda, comunque. È tenero. Poi gli piace rotolarsi. Sperando che sia la ragazza giusta che si incastri con le nostre imperfezioni, ci incastriamo.